Continua il nostro viaggio all'interno del lato più affascinante e misterioso del pianeta calcio. Quello delle mogli, delle fidanzate, delle amanti. Ad accompagnarci in questo viaggio, Silvia. Penso di essere veramente felice e realizzata. Jessica. Io credo che i calciatori non sono sinonimo di ignoranza. Michela. Lui è anche più giovincello di me, infatti a volte mi chiama MILF, milfettina. Emily. Hai tante cose da pensare per lui. Sempre lui che lui è messo nella luce. Eriona. Tante mogli dei calciatori sono disposte anche a accettare tradimenti, far finta di niente, oppure dire pure al marito, falli ma è importante che non mi porti a casa figli o altro. Perché solo le capitane possono raccontare le capitane. Perché? Perché? A domenica mi lasci sempre sola per andare a giocare sta partita di pallone. Buongiorno. Buongiorno, come stai? Tutto bene? Bentornata. Cara, sì, tutto bene. Da dove arrivi di bello? Da Forteventura, sono stata al mare un po' con mio figlio, allora hanno approfittato a passare un po' da voi, insomma, a rigenerarmi. Eriona Suleimani, moglie del nazionale svizzero Blerim Zemaili, ha girato il mondo, prima per la sua professione di modella. Poi per la carriera internazionale di suo marito. E c'è un posto in cui ha lasciato il cuore e torna appena può: l'Italia. Stavolta Eriona è a Milano per occuparsi di diversi affari, senza perdere di vista le priorità di una vera capitana. Cara, iniziamo dalle mani, ti faccio accomodare. Perfetto, vieni. Grazie. Vediamo un pochino. Oggi è un bel po' di lavoro da fare. Ok, quindi andiamo a rimuovere e facciamo un semipermanente. Ciao tesoro, come stai? Ben ritrovata. Ci diamo un colpettino, ci diamo. Sì, facciamo un miracolo. Io direi una roba super luminosa, super fresh. Io odio truccarmi, non sono una persona che mi sveglio la mattina e sono perfetta, no. Natale, che fai di bello? Sono al mare. Al mare, sì, fantastico. Il marito sempre finisce il campionato un po' e quindi stiamo al mare un fatto po'. Fatto bene, ci vuole. Quando vuoi venire, certo, certo. Eriona sa come coccolarsi e farsi coccolare, ma senza esagerare. Il dovere chiama. Quanto manca, tesoro, per finire? Ma 5 minuti, il tempo di fare le labbra e ci siamo. Che fai oggi di bello? No, perché alle 1 ho un appuntamento che devo andare a vedere due case. Ah, ok, Milano, fantastico. Sì, sì, abbiamo così finito, dai. Bellissimo l'effetto. Grazie, stupendo. Grazie a te, tesoro. Sì, dietro a un grande campione c'è sempre una grande donna. Meglio se in grado di amministrare i suoi guadagni. Un veloce cambio d'abito e Eriona è pronta per parlare di affari. È a Milano per vedere alcune abitazioni di lusso. È in cerca di un appoggio per l'intera famiglia e, perché no, di altri appartamenti da mettere a reddito. Buongiorno. Buongiorno. Molto piacere. Piacere, Eriona. Mi venga e le faccio del rapporto. Grazie. Questo trilocale, partiamo dal presupposto, è di 300 metri quadri. Questa è la camera principale, immagino, no? Eriona ha fretta di capire se può concludere un buon affare. Per ora non sembra particolarmente impressionata. E i prezzi? Come si aggirano? Il prezzo su di questo trilocale è intorno ai 4 milioni e 500 mila euro. Io credo nell'investire nel mattone, penso che sia l'investimento più giusto e sensato. È rischioso, perché comunque si sa che la carriera di un calciatore è breve e quindi se fa degli investimenti sbagliati è molto pericoloso. E questa è una zona nuova di Milano, allora? Sì, una zona Porta Nuova, un attimino che le apro tutte sì. Le tende così. Così vediamo il paesaggio, insomma.
Avete solo trilocali oppure avete anche appartamenti più grandi? No, solo trilocali. Solo trilocali? Sì. Trilocali sì, ma da 300 metri quadri. E Riona sembra davvero incontentabile. Ci sono due ampi balconi. Ok, per ammirare insomma la vista. Assolutamente sì, il prezzo che ci sia in base alla vista, no? Da questa parte può ammirare praticamente a circa 180 gradi tutta Milano. Da quella parte, di fronte a lei, vede il Duomo. Ma mica tanto. Certo, la gente avrebbe potuto considerare che una giornata di nebbia non è l'ideale per mostrare un appartamento del genere. Un investimento buono bisogna anche ammortizzarlo nel tempo, diciamo. Per cui il nostro obiettivo sarebbe quello di poterlo poi affittare. Come si aggirano i prezzi? Voi siete in grado di gestire anche l'affitto o solo la vendita? Noi siamo in grado anche di gestire l'affitto e di assicurare una fonte di reddito sicura al proprietario. Possiamo andare a vedere il secondo appartamento? Mentre Riona valuta in maniera oculata come investire i guadagni del marito, a Verona c'è un'altra capitana che lavora anche per avere la sua indipendenza economica. Allora, ordinare la tovaglia oro prima. Mm-hmm. Poi chiamare l'albergo per chiedere i conteggi dei conti delle camere. Abbiamo già visto Silvia Slitti, moglie del bomber dell'Hellas Verona Giampaolo Pazzini, alle prese con l'organizzazione del matrimonio Belotti. Penso che per una donna sia importante comunque sentirsi realizzata anche nel campo lavorativo, oppure magari stando insieme ad un compagno, marito di un certo livello, nel senso di tanta importanza, magari anche per sentirsi, non dico alla pari, però quasi. Ora è nel suo ufficio di Verona, insieme alla fedele collaboratrice Denise, che organizza gli impegni della settimana. Dopodiché senti con Carolina se si è comprata il volo aereo per l'appuntamento che abbiamo da fare. Ma il lavoro di una wedding planner e organizzatrice di eventi non si esaurisce in ufficio. Che facciamo? Senti un po' se ha la vaniglia? Questa? Sì. Questo è uno dei posti più belli. Andiamo là? Questi sono bellissimi. Sì. Sono belli proprio. Anche quelle rose bianche là. Cosa vuoi stare come colore? Voglio dare un po' una botta di vita. Due di bianco, che sono belle. Mercatini, magazzini, fiorai, artigiani. I posti che frequenta una wedding planner per cercare ispirazione sono tantissimi. Che questi non sono mai abbastanza. Silvia si è trasferita a Verona 2 anni fa, quando suo marito ha iniziato a giocare nell'Hellas. Ma come fanno le capitane a sentirsi subito a casa in una città nuova? Beh, scegliere una delle abitazioni più belle della città è un dettaglio che può aiutare. Pri, metto il riso. Dacci un occhio poi, eh? Casa mia è un posto molto speciale, ha questi soffitti affrescati. Questa casa è del 1800. Io la sera vado a letto, guardo il soffitto e tutte le sere ancora, dopo 2 anni che stiamo qua, io dico sempre a Giampaolo, ma te non ti rilassa questo soffitto? Lui secondo me già dorme, però a me invece rilassa particolarmente. La prima cosa che mi fa sentire a casa è il divano. Beh, questa casa è piena di me. Infatti tutte le volte mio marito mi dice tu lo sai che prima o poi un giorno dovremo andare via da questa casa? Come faremo a portar via tutto? Perché io l'ho invasa di tutte le cose che amo. Pensato, perché no? Perché non andare con lui? Perché comunque sia, non credo molto alle relazioni a distanza. Noi calciatori che conosciamo, soprattutto a Verona, sono quelli che vogliono solo divertirsi quella notte. Persone diverse da me mi è capitato di trovarle. Meno umili, magari non è la parola giusta, un po' montatelle.
Viaggi, case da sogno e tanto amore. La vita di una capitana a volte può sembrare davvero una favola. Ad una festa, con delle mie amiche, ho incontrato l'uomo della mia vita. Di certo Chiara Picone, palermitana moglie di Javier Pastore del Paris Saint-Germain, non poteva immaginare che un appuntamento in gelateria quando era poco più che una ragazzina potesse preludere al rivoluzionamento totale della sua vita. Mi ha proposto di andare a prendere un gelato, siamo andati a prendere un gelato il giorno dopo e abbiamo iniziato ad uscire insieme e non ci siamo più separati. 8 anni fa, a Palermo. Così la Cenerentola a Parigi 2.0 si è ritrovata a vivere come in una commedia romantica. Noi siamo stati 2 anni fidanzati a Palermo. Dopo questi 2 anni si parlava di una trattativa di Flaco verso altre squadre, quindi comunque sia già era in programma un viaggio. Non ho perso tanto, ho solo guadagnato. Come potrebbe lamentarsi? Ha una famiglia meravigliosa e abita in una villa da sogno con giardino nel cuore della Ville Lumière. È sicuramente una scelta rischiosa, ma bisogna anche capire che cosa si è lasciato. Mi piace l'Italia e non penserei, credo minimamente, di trasferirmi un giorno, magari tra 10-15 anni, e andare a vivere all'estero. La favola di tutto ciò è l'amore e seguire proprio il proprio istinto, il proprio cuore. È difficile alzarsi la mattina mentre tuo marito va al lavoro e stare da solo in un posto che tu non conosci, non conosci nessuno, magari stai male, non sai chi chiamare perché sei in una città completamente estranea a te, che non parlano la tua lingua, e quindi chi chiami lì? I soldi non ci aiutano, no? In questo caso. Abbiamo appunto ricreato un angolo per rilassarci con gli amici. Flaco è molto amante di un artista, che è appunto francese, un amico nostro, dove appunto ha acquistato la tavola, il pantalone, la chitarra, che sono pezzi unici, insomma, nel mondo. L'artista di cui parla Chiara è il quotatissimo Richard Orlinsky. Grazie alle sue opere, lei e il suo Flaco hanno dato personalità alla loro abitazione di design all'ultimissima moda. Questo è il nostro angolo di paradiso estivo. Nella cucina esterna di un argentino non può non esserci un asado, che è l'asador, ovvero la piastra dove loro cucinano nella carne, insomma. Che buono, l'hai preparato tu? Sì. Lui è argentino, io sono italiana e viviamo a Parigi. E diciamo che come parliamo fra di noi non lo sappiamo nemmeno noi ci capiamo, perché io parlo in italiano, lui mi dice qualche parola in spagnolo e ogni tanto magari non ci ricordiamo come si dicono le cose nella nostra lingua, lo diciamo in francese per capirci. Apriamo la caramella, vieni, mamma te l'apre. Quanto ti piacciono le caramelle? Tanto! Abbiamo una famiglia splendida, è tutto quello che ho sempre sognato. La persona con cui sto è meravigliosa. C'è qualcuno che darebbe qualsiasi cosa pur di incontrare il suo campione e volare via. Neanche troppo lontano. Veronica Dal Bosco e Maria Dal Monte sono appena arrivate in stazione centrale a Milano in occasione del derby. Per vedere la partita? Non proprio. Noi cerchiamo appunto di sfondare la TV e quindi la sfondiamo proprio, andiamo dentro e la spacchiamo. Ci piace il calcio, ci piacciono soprattutto i giocatori, cioè i protagonisti del calcio. Essendo di Verona andiamo sempre a vedere le partite del Chievo, dell'Hellas. Noi e lo stadio siamo una cosa sola. Chievo o Hellas Verona, poco cambia, l'importante è attirare l'attenzione. Beh, innanzitutto siamo partite facendo tipo le ballette in una televisione locale di Verona, indossando le magliettine, esatto, dell'Hellas, del Chievo, e poi andando in trasmissione facendo un po' di scena. Poi facendo le hostess anche al Chievo Verona, in tribuna VIP. Le ragazze sognano alto! Ovviamente se troviamo un calciatore, la prima cosa che vogliamo è ci sposiamo con loro. All'inizio! Direttamente, tipo alla Svega. Così siamo a posto per tutta la vita. Però ovviamente non è possibile, perché ovviamente sappiamo che i giocatori vogliono per una notte e basta. Però noi li conquisteremo. Eh sì,
È davvero difficile trovare un calciatore che sia interessato a costruire una relazione seria. Noi i calciatori che conosciamo, soprattutto a Verona, sono quelli che vogliono solo divertirsi quella notte. Magari sposati, ovviamente, con figli e tutto, e vogliono divertirsi una notte. Si lamentano che vengono trattate come quelle di una notte via, però d'altronde sono loro stesse che si pongono in queste vesti e non possono pretendere nient'altro. Secondo me devono cambiare atteggiamento. Da donna non mi piace vedere una donna che si mostra così. Se ha determinati obiettivi, che sono quelli di avere la vita facile, si pone anche come una ragazza facile e quindi alla fine non otterrà nulla. Sono abbagliate da questa, magari, non so, figura della WAGS che hanno in mente loro. Secondo me dovrebbero pensarci un pochino meglio. Naturalmente la notte via data da chi è single, grazie. Dopo la delusione con i calciatori veronesi, le ragazze hanno deciso di spostarsi, sperando nel miracolo a Milano. L'importante è scegliere con criterio i propri obiettivi e i social sono il modo migliore per farlo. Ma com'è che si chiama quello che è nuovo che fa tanti gol? Cutrone, vediamo un po'. Guadagnerà un sacco di soldi quello, tra l'altro ha fatto un sacco di gol, tipo, pensa a te. Ma sai, io con le cifre non sono brava. Non lo so, 1 milione prenderà. 1 milione esagerato, no? Sì. Vai, guardiamo il tuo Cutrone. Mamma, non piace Cutrone. Anche che ci piace. Romagnoli. Maria sembra avere individuato il suo obiettivo per la serata, o meglio ancora per la vita. Ma Veronica? Tra l'altro Locatelli mi aveva scritto tipo 2 anni fa, mi sembra 2 anni e mezzo fa. Gli fa, ehi ciao, come va, tutto bene, ciao ciao. Sì, ma tu sai chi sono, vero? Ma perché ero ancora piccolo? Sì, ma scusami della serie, sai chi sono? Sono il re di... Ma poverino, perché non eri in prima squadra, allora sì, ha detto... Sì, vabbè, ma sei saltato troppo. Io no, guarda, non lo so, chi sei? Ora che Locatelli è in nazionale, è venuto il momento di prenderlo in considerazione. Ma ti ricordi che Pippo Inzaghi mi aveva scritto? Seba! Vabbè, sai che quelli ci provano con tutti, sono disperati. Ci avrà provato pure con mia nonna, sicuramente. Grazie comunque. Certo che le due aspiranti capitane ne hanno di fantasia. Ora però è venuto il momento di prepararsi per la serata. Ma... Questo? Ma il viola porta un po' sfortuna. Ah, allora meglio di no, scartiamo subito. Com'è slavato? Non mi piace. Savone. Allora, questo? Beh, questo me lo puoi prestare a me, sinceramente. Questo te l'ho presto, se grazie. Vuoi. Mari, arriva subito che devi mettermi la cerniera. Questo? Oh! Però c'è un po' una scollatura qui, o no? Ma che cosa ti sei messa? Scusa, ti sei rifatta le tette mentre eri in bagno. Ma sono vera questa. Cominciando col primo brindisi della serata. Cin. Andare a vedere dove sono i giocatori, di farsi trovare lì, cioè anche per loro non è una mancanza di, cioè, di dignità, non lo so, per dire che sono stata una sera con un calciatore. È più una vergogna. Siamo donne, dobbiamo farci corteggiare, non siamo noi che dobbiamo andare a corteggiare loro. Ragazzi, noi stiamo andando verso l'Hollywood. Esatto. Purtroppo, anche stavolta Veronica e Maria sono rientrate al loro paesino di provincia senza avere conquistato un calciatore. C'è invece una ragazza che ce l'ha fatta. Io lavoravo allo stadio come hostess, però non l'avevo, cioè l'avevo visto magari in qualche occasione durante le partite, però non ci siamo conosciuti in quel frangente. Avevamo degli amici in comune tramite il Bologna, la squadra in cui lui giocava in quel momento, che ci hanno presentato e ci hanno fatto conoscere. Certo, all'inizio è difficile fidarsi di un calciatore. Parola di Martina Rubini, neo moglie dell'azzurro Manolo Gabbiadini. All'inizio sì, mi ha spaventato perché tutti non mi aiutavano di certo, ma mi dicevano stai lontana, sai come sono tutti i calciatori, cerca di essere fredda, di non affezionarti. Quindi all'inizio è stato un po' difficile. E invece è andata proprio bene. Martina ha ottenuto tutto ciò che desiderava. L'anello che mi ha regalato è a forma di cuore perché a me mi è sempre piaciuto. Magari, non so, passavamo davanti
a una gioielleria e gli dicevo guarda che bello. Quindi lui ha colto benissimo quello che gli volevo comunicare. Ma se mi regala un anello che mi piace, ma chi se ne frega? Va bene uguale, anche di plastica. Sì, io ho sempre sognato questo giorno da quando ero piccola. Infatti anche oggi tutti i messaggi che mi sono arrivati da parte delle mie amiche mi dicevano non vediamo l'ora di vederti, fin da piccola ci raccontavi di questo giorno e siamo felici per te. Questo per Martina è solo l'inizio di una vita da capitana. Ci vorranno coraggio e carattere per restare con i piedi per terra e non montarsi la testa. Io sono una ragazza semplicissima. Per me conoscere Manolo, che è un calciatore, è stato come conoscere un ragazzo normale. Persone diverse da me mi è capitato di trovarle, però il mondo è ampio e vario. Persone magari meno umili. Un po' montatelle. Alla fine sembra che i calciatori ti vogliano sempre sminuire in qualche modo. Ma che partita è questa? Ma sinceramente neanche me lo ricordo.